Mentre è partita la gara del singolo ragazzi finale A, quella che andremo a raccontarvi tra poco. Siamo ancora con Luini e Goretti, Elia Luini e Martino Goretti. Allora Elia, la domanda era questa: finale per quanto mi riguarda nei tuoi confronti, sei un grande campione, lo sappiamo, hai vinto tanto, le differenze, però hai trovato delle difficoltà nel cambio di vocata. Tu sei un vocatore di coppia per una vita, ora ti trovi a fare l'avvocata di punta, ma quali sono le differenze soprattutto? Ecco, questa è la cosa che magari è interessante anche far percepire ai telespettatori e chi ci vede. Ma all'inizio sicuramente è un po' più difficile avere sensibilità col remo, perché cioè ad alti livelli appunto sai perfettamente dove entra il remo, come, quindi hai delle sensazioni. Diciamo all'inizio è stato difficile acquistare queste sensazioni e percezioni. Sì. Poi diciamo ho fatto un'ottima scuola con Martino Goretti, che è nato vocatore di punta, e quindi l'anno scorso abbiamo fatto appunto la stagione in due senza. A me è servito tanto appunto proprio per imparare queste finezze. E diciamo che più sto andando avanti, ho ancora da migliorare, perché sicuramente... E più trascorre il tempo più sto migliorando. Anche oggi mi hanno detto i tecnici che ho migliorato abbastanza. Vediamo, quindi... che parlavi con Cattaneo in maniera piuttosto intensa. Si stava parlando proprio di quello, mi ha detto che mi aveva visto bene, quindi questo mi fa piacere, nel senso io ce la sto mettendo tutta. Poi appunto Martino, che dire, bocca al lupo, andiamo avanti così, via. Prossimo appuntamento l'Europeo di Belgrado, quindi a fine maggio, primi di giugno. Sì. Cioè, le convocazioni usciranno dopo questa gara. Sì, dobbiamo vedere. L'obiettivo è quello. Penso, diciamo, che dopo aver fatto vedere stamattina così, penso cosa decidono i tecnici. Adesso vediamo di fare una buona prestazione anche in due senza, e poi dopo ci diranno. Bene, in bocca al lupo allora. Grazie, Elia. Grazie a Martino Goretti. In bocca al lupo. Chiaramente ci si vede per l'Europeo. Grazie per essere stati con noi, per la gentilezza insomma di essere stati lungamente anche al nostro microfono. Qui siamo intanto con la finale A per quanto riguarda il singolo ragazzi, Corgeno con Stefano Scolari in acqua 1, acqua 2 per Danino Amalfitano dell'Ilva di Bagnoli, acqua 3 Mattia Luoni di Menaggio, acqua 4 Alessio Franceschini di D'Annunzio, canottieri D'Annunzio, acqua 5 canottieri Arno con Emanuele Giarri, acqua 6 ancora canottieri D'Annunzio, altra barca però con Luca Spinelli, acqua 7 per Marco Di Mauro, circolo canottieri Ionica, acqua 8 canottieri Promonopoli, Daniele Annese. Allora Raffaello, so, abbiamo parlato con lui anche di quello che è quella che è la percezione diversa, no? Che tu puoi capire benissimo, non bene, ma sai, a volte i telespettatori magari hanno delle curiosità e capire anche che cosa si prova nel cambiare da un tipo di vogata di coppia, ricordiamo quella con due mani su due remi, e poi invece quella di punta con entrambe le mani che danno trazione allo stesso remo, chiaramente può essere uno spunto interessante. La cosa che ha detto lui è notevole, no? Il fatto che insomma, bisogna capire la percezione dell'acqua, del remo che entra in acqua, insomma alcune sfumature. Beh, ma è tutta lì, è la percezione, il capire realmente dove sei, dove è in quel momento la tua pala, riuscire a essere incisivo e non perdere centimetri di palata, riuscire a essere lo stesso incisivo e far andare la barca forte, perché comunque a tirar forte sono bravi tutti, a mettere la forza in acqua, ma a far camminare le barche no. È un'altra cosa. La cosa che non si capisce, a volte uno pensa che basta la potenza, no? No, assolutamente. Per far andare via una barca non è proprio il controllo che è il segreto proprio del canottaggio. Tanto centralmente vittoria per Emanuele Giarri, società canottieri Arno, 8-16-36, Mattia Luoni poi per il secondo posto in acqua 3 a 1-65. E poi c'è per la terza posizione Alessio Franceschini D'Annunzio in acqua 4. Ed ecco l'inquadratura invece per il primo. Rivediamo anche la slow motion, il replay del suo arrivo, Emanuele Giarri in acqua 5. È arrivato vicino però, Mattia Luoni di Menaggio. Un bel arrivo per questi due giovani ragazzi, singolo ragazzi appunto.